Ciao a tutti, sono Jo. Oggi vi ripropongo questo video sugli appunti con me. Come sempre lo mantengo molto rilassante e tranquillo, perfetto come sottofondo mentre scrivete, ad esempio. Nel mentre vi racconterò alcune cose che utilizzo e come li faccio. Userò la brush pen marrone della Lyra, soprattutto la parte dietro sottile, poi come penna gel Muji. Cercherò di mettere alcuni adesivi, soprattutto a tema caffè, visto che è l'argomento. Inizio dal titolo in lettering. Purtroppo devo scrivere su questi fogli volanti perché i quaderni sono tutti finiti, però ho ancora poco da scrivere, quindi poi aggiungerò questi fogli alla fine dell'ultimo quaderno. Se sto ricopiando tutti questi appunti bene da queste lezioni, che fortunatamente ho come video, quindi posso farli con calma, però è veramente un duro, lungo lavoro. Metto il primo adesivo, piantina, con questi chicchi di caffè. Ecco il momento giusto per fare un po' di frecce con il righello, così almeno posso fare questa suddivisione. Ho usato anche questo pennarellino della Stabilo, che è molto fine, 0.4, così in corsivo si possono fare dei titoletti molto carini ed eleganti. Una cosa che ho notato con i quadretti è che faccio appunti molto più compatti, dove tutto è più ravvicinato, mentre con le righe lasciavo più spazio e scrivo più in grande. Si gira la pagina e inizio a scrivere in stampatello con la parte dietro della brush pen. Vi consiglio queste della Lyra perché si possono usare per più cose. Per il lettering sicuramente con il pennello, mentre la parte dietro è perfetta per fare sia le frecce, le righe, ma anche per scrivere in stampatello, fare titoletti, perché è veramente molto resistente, ecco, quindi mi sembra ottima. Poi in matita aggiungo alcuni disegnetti e, se riesco, li coloro anche un po' con gli evidenziatori, soprattutto color pastello. Ok, ecco, ho completato due pagine, la prima piena di formule, la seconda con più elenchi. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato da compagnia. Ci vediamo al prossimo. Ciao!